Premiamo il Consorzio dei Comuni Trentini e il Comune di Riva del Garda per la soluzione tecnologica Sensor Civico. Ritira il premio il dottor Adalberto Mosaner, sindaco di Comune di Riva del Garda. Sensor Civico è una soluzione realizzata per facilitare il dialogo tra amministrazione e cittadino. È un sistema di tipo People Centric Sensing, cioè un'applicazione web e mobile di monitoraggio collaborativo, che si mette in ascolto delle informazioni direttamente generate dai cittadini o da varie fonti sul web. I dati di un comune acquisiti nel sistema vengono così analizzati e aggregati con algoritmi che ne favoriscono varie modalità di analisi a disposizione dell'amministrazione locale. In particolare, grazie alla semantica analysis, il sistema fornisce un costante monitoraggio del sentiment relativo ad alcuni temi di interesse per i comuni. Sensor Civico aiuta l'amministrazione ad affrontare molti dei problemi più pressanti presenti sul proprio territorio, tenendo traccia del lavoro svolto e quindi valorizzandolo. La soluzione utilizzata da tutti i comuni trentini è oggi oggetto di un gemellaggio Agirepor 2007-2013. Vede impegnati il Consorzio dei Comuni Trentini e il Comune di Riva del Garda nel trasferimento della soluzione della buona pratica gestionale al Comune di Ricadi, situato nella regione Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Anche in questo caso una domanda per i nostri vincitori. Il professor Profumo ci diceva quanto è importante nella sua introduzione il coinvolgimento della cittadinanza, l'aprirsi, l'open government. Direi che Sensor Civico va assolutamente in questa direzione. Vuole raccontarcene un po' di più? Sì, grazie, buongiorno e grazie del premio, ma vorrei chiamare anche il dottor Gulli, che è della terna commissariale del comune di Ricadi. Che è il donatore. Che è donatore ricevente. Il significato al di là di tutti i tecnologismi è questo: aprirsi alla comunità, aprirsi alla gente, aprirsi al cittadino, e quindi coinvolgerlo solo episodicamente, ma avere un filo diretto e costante, quotidiano, utilizzando questi sistemi della pubblica amministrazione e non altri che magari ogni giorno abbiamo, che sono altre sigle che non voglio nominare per pubblicizzare, perché questo è un rapporto invece diretto all'interno del quale l'amministrazione dà certezza, e io questo pretendo dalla mia amministrazione, come all'interno del Consorzio dei Comuni, che ha la risposta. Noi abbiamo in protocollo che in 72 ore c'è una risposta col funzionario responsabile della risposta, e che sia il più ampio. Le dico l'ultima: abbiamo fatto un concorso recentemente, un concorso internazionale di progettazione su un'area di oltre 6 ettari prospicente il lago, un concorso internazionale con dei vincitori. Stiamo chiamando i cittadini, qualsiasi cittadino, a visitare la mostra, ma poter dire la propria non solo durante il periodo della mostra, per un periodo di 2 mesi, e questo sarà utilizzato e dalla parte politica, ma anche dai cittadini tra di loro per il confronto, i progettisti, perché comprendano realmente dal cittadino qual è l'esigenza e possono dire sostanzialmente quello che vogliono. La diversità è che chiediamo che ci sia la certificazione, cioè io mi chiamo Adalberto Mosaner e devo dire che sono Adalberto Mosaner, rispetto ad altri dove invece si cambiano l'identità e altre cose. Quindi un rapporto chiaro di trasparenza, di partecipazione, ma anche che questa sia reale, dove i cittadini si dimostrino di essere cittadini. Grazie. Io ringrazio tutti. Le premiazioni dei finalisti e dei vincitori del premio Government I Campioni del Riuso si concludono qui. Grazie.